Allora, io ho l'onore di essere il secondo presidente di ISPO Italia, cioè l'International Society for Prosthodontics, che è appena eletto. La società ha lo scopo di raccogliere tutti gli operatori, tutte le discipline del settore della riabilitazione e dell'assistenza all'handicap, e il nostro consiglio nazionale è costituito da medici fisiatri, terapista occupazionale, fisioterapista, tecnici ortopedici e bioingegneri. Lo scopo della società è quello di validare e dimostrare l'efficacia degli ausili, delle ortesi e delle protesi in collaborazione con tutte le altre associazioni di settore ed è quello di fare formazione, una società rivolta ai giovani, una società rivolta alla cultura interdisciplinare.